devi essere sempre additata a sei di Arghilla. Ad Arghilla ci sono persone civili, vivono bambini, ragazzi che vogliono emergere e non dicono nemmeno a scuola io abito ad Arghilla. Questa è un'indecenza. Chi ci viene a raccolta la spazzatura? Che si deve vivere in modo dignitoso qua. Noi vorremmo che ci fossero i servizi essenziali per la cittadinanza. L'acqua, la luce nelle strade e sia tolta la spazzatura, che però non una volta l'anno, sia tolta sempre la spazzatura dalle strade. Ecco, io voglio denunciare questo. Arghillà e le persone che abitano ad Arghillà non sono la pattumiera della città. Come parrocchia, come consiglio pastorale, ci siamo resi conto che è necessario anche far emergere quelle contraddizioni che sono presenti sul territorio e che purtroppo limitano l'azione pastorale, l'azione educativa che in parrocchia si sta cercando di fare, che comunque sul quartiere si sta cercando di fare. Ci siamo molto interrogati su questo, anche sull'opportunità. L'abbiamo fatto come consiglio pastorale, l'abbiamo fatto come comunità cristiana e ci siamo resi conto che la Chiesa, la parrocchia, deve essere una voce profetica, cioè deve essere anche una voce, la voce dei poveri, perché non ci può essere evangelizzazione senza promozione umana. Non possiamo svolgere tante attività, anche interessanti, anche belle, ma senza denunciare quelli che sono i mali che qui sul territorio sono presenti. Siamo andati a prendere i bambini per portarli alla... Ciao! Per portarli alla messa domenicale. Questa è la situazione nella quale sono costretti ad aspettare il pulmino. Ciao! Ecco, come vedete, dove vive la gente, è costretta a vivere. Solitamente qui si passava per entrare nei comparti, ma non è possibile, quindi dobbiamo fare il giro. Ecco qui, questa è la situazione. Lì in mezzo ci sono altri bambini che ci stanno aspettando. Non possiamo annunciare il Vangelo senza denunciare che continuamente vengono violati i diritti fondamentali, che continuamente la dignità dell'uomo viene calpestata. I fatti parlano da soli, come si può ben vedere. Io, essendo l'autorità sanitaria del quartiere, devo combattere dalla mattina alla sera contro la spazzatura, guardate un pochettino, la mattina devo venire sempre prima dell'apertura dell'esercizio per cercare di dare un decoro alla marciapiede dove sostano i pazienti, che non è un mio compito, parentesi, perché dopo che pago le tasse come tutti i cittadini, quindi do, pretendo che ci sia dall'altra parte il DES, cosa che non avviene. Questa è una delle minime cose, perché il quartiere è stato lasciato da solo.
La maggior parte della spazzatura è tutta una spazzatura di transumanza, perché viene portata da tutte le frazioni della città, tutti i ristoranti, chiunque può butta qua, perché sa di essere impunito. Ora in questi giorni, da 20 giorni che la spazzatura nei condomini non viene raccolta, giustamente viene buttata pure quella dei condomini, e ci siamo combinati che ci sta sovrastando la spazzatura. Non abbiamo... Ho cercato di interpellare il comune, cose, ma niente, muti, non c'è niente da fare. Siamo combinati, ormai siamo alla frutta, non c'è più niente da fare. Ecco, dove abitate, signora? Qua, al primo piano, là. Vi lascio immaginare, basta vedere quello che c'è, basta vedere, i bambini non possono nemmeno scendere sotto, siamo abbandonati dall'amministrazione, spazzatura che su per giù un 5-6 mesi che non viene raccolta, i bambini per prendere lo scuolabus devono andare là alla piazzetta, perché sinceramente farli andare là a piedi non è cosa, ci sono topi, blatte, siamo invasi di tutto e di più. Mettiamoci pure che ci manca l'acqua. Non è giusto che un quartiere bellissimo, il quartiere più bello di Reggio, venga lasciato abbandonato. Perché ci sono persone, non animali. Quella dei rifiuti. Emergenza che ha tante sfaccettature, ha una ricaduta sanitaria ovviamente, cioè un'emergenza soprattutto con questo caldo, un'emergenza sanitaria dovuta anche agli incendi che come sappiamo fanno emettere diossina, sprigionano diossina, ma anche altri diritti. Pensate per esempio che adesso il pullman non sta più salendo ad Arghillan Nord, quindi la gente si trova impedita, impossibilitata ad andare per esempio in città. Ci sono delle responsabilità anche di diverso genere, responsabilità anche dovute alla maleducazione, diciamo, forse di qualcuno che non fa la giusta, la differenziata, che questo è giusto e deve essere perseguito, ma le responsabilità su tanti livelli. Ed è un dato oggettivo che per esempio la spazzatura non viene raccolta da mesi. È un dato oggettivo che vengono persone da fuori anche con i camion a scaricare la loro immondizia. Ecco, io voglio denunciare questo. Arghillà e le persone che abitano ad Arghillà non sono la pattumiera della città. Non sono la pattumiera delle persone che si ritengono più pulite anche delle zone limitrofe. Questo, ripeto, io da parroco sento a nome della parrocchia di difendere i parrocchiani di Arghillà, che avranno anche le loro responsabilità, avremo anche le nostre responsabilità, ma allo stesso tempo non possiamo essere considerati in questo modo.